Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.online, il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Allora, buongiorno, sono le 6:27 del 2 ottobre per chi ci sta ascoltando in diretta. Allora, adesso io condivido come sempre la puntata direttamente mentre sta andando in onda sui vari social e soprattutto sul nostro t.me/finestra libera. Allora, facciamolo subito. Ecco qua. Ale, oggi sono già sull'autobus, ne siete accorti? Il rumore, oggi è tardissimo, non lo so perché, cioè non riesco a capire come mai ho fatto così tardi, eppure faccio sempre le stesse cose tutte le mattine, Ecco qua, ho condiviso il link dappertutto e vi ricordo che ci siamo trasferiti su letteralmente.info, quindi letteralmente.online fra poco sarà un lontano ricordo, www.letteralmente.info, dove trovate il nostro giornale, perché noi siamo anche e soprattutto un giornale, un'associazione culturale, una micro casa editrice virtuale e poi anche una radio. Buongiorno allo Studio Zero, Maurizio DJ, Ferrara, buongiorno al sottoscritto e amica Sham dello Studio 1 Bologna, buongiorno allo Studio 2 Enna, Fabio, ma io non ho niente a proposito della mail che mi hai mandato di cui sgridarvi oggi in particolare o ieri in particolare. Nella trasmissione di ieri io mi scusavo per il fatto che sempre vi sgrido, comunque che quando è necessario vi sgrido, era un discorso generico, non per una sgridata che devo darvi oggi in particolare o ieri in particolare, mi riferivo al fatto che mi rendo conto che il mio ruolo di babbo dell'associazione, che è così brutto, amministratore unico dell'associazione Sole e Luna di Bologna, babbo mi piace di più, voi dite il guru dalle scarpe rotte, qualcun altro dice il presidente dell'associazione, io dico babbo, sono il babbo dell'associazione e questo ruolo di babbo dell'associazione Sole e Luna e quindi di www.letteralmente.info e di tutte le attività e le iniziative che ruotano intorno a www.letteralmente.info, che è la nostra casa, la nostra sede, la casa della nostra famiglia, di cui io sono appunto il babbo, una famiglia composta appunto da me, Mega Sham, Boditaro, Maurizio, Fabio, Cristina, salutiamo anche lo Studio 3, Cristina, Ferrara, Studio 4, Boditaro, Sanremo e salutiamo Alessandra a proposito di t.me/finestra libera. Alessandra, ieri per un errore sulle impostazioni della privacy, evidentemente lei involontariamente ha cliccato qualcosa nelle impostazioni della privacy appunto del proprio account Telegram e di conseguenza a queste impostazioni lei è uscita da tutti i thread, perché io me ne sono accorto perché ho provato anche a creare un thread io, lei e Mega Sham e non me lo faceva fare, mi veniva un messaggio che diceva che per le impostazioni della privacy sue, appunto di Alessandra, non era possibile includerla in nessun gruppo, quindi evidentemente appunto lei ha cliccato qualcosa da qualche parte. A volte uno, non so, scrive un messaggio, poi cambia idea, lo vuole eliminare e per sbaglio invece che eliminare il messaggio clicca qualcos'altro, insomma ormai con tutti questi servizi di messaggistica c'è da impazzire, starci dietro, perché poi sono... non è che Telegram è uguale a WhatsApp, WhatsApp non è uguale a Telegram, ognuno, Skype in un altro modo ancora, c'è da impazzire, starci dietro a tutte queste cose che poi ogni 3x2 cambiano, aggiornano, Instagram un giorno è così, un giorno è cos'ha, e poi le storie, e poi qui, e poi lì, mamma mia, c'è veramente da impazzire, per cui io capisco che uno può, vabbè, il risultato è che Alessandra in queste ore non è nel thread, t.me/finestra libera, raggiungeteci in quel thread, mi raccomando,
E lì ieri sera io cercavo di taggare Alessandra, perché avevamo fatto un discorso sulla pasta integrale, biologico, non biologico, ma in generale su tutto quello che è integrale e che sarebbe meglio consumare solo se biologico. Adesso tra poco vi rispondo su questo punto, perché a questo punto, e scusate il gioco di parole, ho deciso di farne anche una diretta perché è un argomento interessante. E volevo taggare Alessandra perché poi tutto il pomeriggio sono mancato, un po' ho fatto riposino pomeridiano, un po' siamo andati io e Massimo a fare una bella passeggiata, bella, lunga, cioè da Via Indipendenza a Bologna siamo arrivati quasi, per chi conosce Bologna, o se no guardate su Google Maps, a piedi, quanto abbiamo fatto, a Via Croce Coperta, facendo tutta Via Corticella, quindi fate un po', anzi dopo voglio guardare su Google Maps, per curiosità, quanta strada è. E niente, praticamente quando siamo tornati a casa, nel frattempo erano passate molte ore da questa frase barra per taggarla, e vedo che non riesco a taggarla. Allora insomma comincio a sospettire, mi guardo qua e là e scopro appunto che lei non c'è più nel thread, quindi comincio a immaginare che ci sia stato un qualche inconveniente tecnico, appunto. Poi dopo ci siamo accorti che è stato quello, cioè, ci abbiamo messo fino praticamente stamattina le ultime cose che ci siamo detti io e lei. Adesso lei poi fa l'infermiera, ha fatto il turno di notte, tra l'altro insomma ci vorrà un po' perché lei dorma stamattina giustamente, e poi stasera ci guarderà e poi tornerà su con noi su t.me barra finestra libera. Ma nel frattempo io rispondo a questo argomento perché è veramente interessante, ma non tanto rispondo ad Alessandra, ma volevo parlarne a tutti voi. Allora, giustamente ieri Alessandra ha sottolineato, come io ho già detto tante volte anche nelle mie svuota la spesa, insomma mi ricordo comunque più di una volta in video miei sul canale Finestra Libera, che è il canale di me, Megasham, H Massimo, H Massimiliano, H il Del, come lo chiama Claudia Sera, la dottoressa Sera, buongiorno dottoressa Claudia, se ci sta ascoltando. E ho detto che è poi il canale della nostra associazione, che sarebbe poi letteralmente TV alla fine. Finestra Libera in realtà è letteralmente TV. Quindi cercate su YouTube il canale Finestra Libera e iscrivetevi. Io ho detto più di una volta questa cosa, cioè sappiate che se mangiate integrale deve essere biologico, perché se voi vi mangiate l'integrale non biologico vi beccate tutto lo schifo, perché se non è biologico tutto quello che è inquinante, pesticidi, tutto quello che viene utilizzato per controllare la crescita, controllare insetti, eccetera, eccetera, va tutto a finire naturalmente nella parte superiore, che ne so, del chicco di riso, piuttosto che poi non si può dire, piuttosto che andate a cercare sull'Accademia della Crusca questa cosa, di questo piuttosto che usiamo tutti a sproposito continuamente, ormai è entrato nel linguaggio comune, non è come noi pensiamo, comunque con la parentesi letterale. E niente, però c'è un però, io sono il solito guru delle scarpe rotte, quindi io vi insegno questo, ma io mangio pasta integrale non biologica. E devo dire la verità che non mangio molte cose biologiche, quindi sembrava un argomento interessante oggi in diretta spiegare perché. Ad esempio, non so, nel caso della pasta integrale non biologica dell'Eurospin, perché se ricordo bene non è biologica quella dell'Eurospin, io vado a fare la spesa all'Eurospin, quindi poi non mi metto, oggi ad esempio Alessandro mi ha detto che c'è all'INS la pasta integrale biologica dell'INS in offerta, quindi può darsi che andrò a fare un salto, magari dopo l'Eurospin faccio un salto, ma solitamente io non posso, per il tipo di vita che faccio,
in cui minimalista, chiamiamola, che se ne dica, quindi anche se Mega Sham dice che io sono un accumulatore e quindi un non minimalista, però vabbè, forse lo sarò negli oggetti, ma poi neanche tanto, perché è una nostra casa così piccola che è anche abbastanza difficile essere di accumulatori in casa nostra. Comunque è piccola per scelta. Oddio, adesso come faccio a parlare? Parlerò così. E quindi io sono minimalista, come che Mega Sham ne dica. E sono minimalista nell'andare a fare la spesa, sono minimalista nel quindi secondo me si va a fare la spesa una volta a settimana in un posto e possibilmente basta, non si va da nessun'altra parte. Io sono contrario a andare un giorno qui, un giorno lì, perché poi alla fine si spende di più. Allora io torno sempre al solito discorso: bisogna rendersi conto del fatto che c'è gente in Italia che guadagna 3-4 euro all'ora. C'è gente in Italia che, oltre che guadagnare 3-4 euro all'ora, ha un lavoro part time, e già ringraziare che ha un lavoro. Allora io sono una di quelle persone. Comunque, abbiamo detto tante volte, no, io l'ho detto tante volte, ultimamente cerco di spingere molto su questo argomento, e sull'argomento del salario minimo. Allora, sostenete prima di tutto i partiti che sostengono il salario minimo, dopo poi possiamo parlare di tutto. Allora, questa scema che ha questo negozio di alimenti naturali a Bologna, che mi ha attaccato più volte sulla mia pagina Facebook, scusa se ti chiamo scema, però quando io ti dico che c'è gente che guadagna 3-4 euro all'ora e tu ridacchi, allora sei scema, nel senso che ragazzi, almeno voi che mi ascoltate su Letteralmente Radio, è vero, ve lo posso testimoniare io di persona, c'è gente che guadagna 3-4 euro all'ora in Italia. Quindi di cosa stiamo parlando? Io, secondo questa che ha questo negozio di alimenti naturali a Bologna, chi mi segue sulla pagina Facebook ha visto questa polemica, pochissimi mesi fa, così pochi che potremmo dire tot settimane fa. E io, secondo lei, dovrei andare a fare la spesa solo da lei e non più nei Lidl, né Pam, né Eurospin, cioè, perché lei è contro il biologico gestito da queste aziende tipo che schifo, visto il Sana, Lidl, le cose biologiche del Lidl, le cose biologiche della Coop, le cose biologiche vanno comprate solo nei negozietti tipo il mio. Dico, come si dice a Bologna, ti scoppia la balla, mi sembra che si dica. Ma io guadagno 3-4 euro all'ora, ma io già ringraziare che faccio la spesa all'Eurospin, già ringraziare che posso permettermi di fare una bella spesa settimanale senza badare a spese, perché poi io mangio. Allora mangia di meno, ma saranno poi i fatti miei quanto voglio mangiare. Già non faccio del male a nessuno perché non mangio carne, devo anche... Ma tu, se uno ti guarda, si vede che devi dimagrire, ma saranno comunque fatti miei se non voglio dimagrire, se mi vado bene così. Allora, io non mangio carne, è ok, perché io amo gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Stop. Io voglio fare la spesa all'Eurospin. Se io voglio comprare i prodotti biologici o non biologici dell'Eurospin, perché io faccio la spesa all'Eurospin settimanale, punto e basta. Se il prodotto è integrale, lo preferisco. Se è integrale non biologico, pazienza, perché comunque è vero quello che dice Alessandra, che lo dico anch'io sempre, l'ho sempre detto, lo sapete, potete testimoniarlo che l'ho sempre detto, i prodotti biologici, anzi i prodotti integrali andrebbero mangiati solo se biologici, solo se anche biologici. Però diventa un po' anche il discorso, com'è che dicono a Firenze, buttare, lo dice sempre il mio amico Fabio Pianigiani, buttare il bambino e tenere l'acqua sporca, non mi ricordo. Scrivetemelo a Radio Yoga Network @gmail.com. E praticamente un po' come i vegani che dicono
quando io consiglio a qualcuno che vuole diventare, vuole avvicinarsi al vegetarianesimo e mi dice: ma posso mangiare almeno il pesce? E io gli dico di sì, e poi arriva il vegano di turno e che gli dice: no, no, se devi mangiare il pesce allora tanto vale che mangi anche la carne. Cioè, smontare così uno che si vuole avvicinare al vegetarianesimo. I vegani purtroppo spesso e volentieri sono intransigenti, sono esagitati, sono fanatici. Se c'è una cosa che mia madre Helga Schneider mi ha insegnato è a essere contro i fanatismi, e la sua storia personale attraverso i suoi libri lo insegna. Insegna il perché essere contro i fanatismi e contro gli eccessivi proselitismi. Quindi va bene essere vegani se non si rompono i maroni alla gente, scusate il termine, ogni tanto ci vuole, sapete che io non parlo così, ma a volte ci vuole il termine giusto per spiegare il concetto giusto. Quindi non rompete le scatole a chi mangia il pesce o le uova o i formaggi, il latte. Cioè, se uno già non mangia carne già tanto, ma anche se all'inizio uno mangia carne solo una volta ogni tanto, mangiavate tutti carne fino a ieri, dai, non diciamo scemenze. Se avete avuto la fortuna di nascere in una famiglia di vegetariani o addirittura di vegani, comunque nella vita precedente mangiavate carne, se non è nella vita precedente, nella vita precedente ancora. Quindi dai, non facciamo i, sono quelli che quando smettono di fumare dopo poi rompono le scatole a tutti quelli che fumano: ah, che puzza, che schifo, ma fumavi fino a ieri, dai, per piacere. Quindi se volete smettere di mangiare carne o volete anche limitare la carne come inizio e magari consumare questa Beyond Meat che sostituisce perfettamente la carne, ormai facile, credo che sia abbastanza facile trovarla anche in Italia, boh, non lo so, comunque penso che stia arrivando la metro, che però è più per i negozianti, e poi boh, nel resto dell'Europa credo che la stiano già vendendo nei Lidl, quindi immagino che arriverà anche in Italia. Boh, noto che il Lidl sta riducendo molto la linea My Best Veggie, sta andando secondo me tutto in Lidl, perché secondo me stanno un po' ripensando a tutta la linea per vegetariani e vegani, quindi secondo me ci sarà qualche sorpresa. Non credo che Lidl stia abbandonando vegetariani e vegani, e non è questa la, non va in questo senso la dichiarazione che ha fatto un capoccia, chiamiamolo così, linguaggio semplice, no? Per capirsi, un capoccia del Lidl a livello europeo ha fatto una dichiarazione quando ha annunciato l'arrivo della Beyond Meat in alcuni punti vendita d'Europa di Lidl: noi da sempre siamo attenti ai vegetariani e vegani, per cui se questa dichiarazione di un capoccia europeo del Lidl è stata fatta, non credo che poi in Italia invece stiano eliminando i prodotti vegetariani e vegani. Questo è in risposta anche a una conversazione con Elisa. Ciao Elisa, se stai ascoltando anche tu stamattina in diretta o quando ascolterai la replica. Credo di più che evidentemente presto vedremo una linea nuova, non so, sta succedendo qualcosa al Lidl a cui assisteremo, al Lidl Italia a cui assisteremo prossimamente. Quindi se volete limitare il consumo di carne iniziando a consumare più Beyond Meat che carne vera, ben venga. Se riuscite a eliminare la carne del tutto è perfetto, magari mangiatevi il pesce, preferite il pesce alla carne, poi in futuro se volete eliminate anche il pesce. Potete consumare pesce, uova, formaggi, latticini. Fregatemi di quello che dicono i vegani. Quindi anche il discorso del biologico. Sinceramente io non vado a comprare cose biologiche. Cioè, boh, sì, c'è qualcosa. Sinceramente non lo so, l'Eurospin, che cosa compro di biologico. Se c'è qualcosa di biologico sicuramente lo prendo, lo compro, però non so. Non vado a cercare, solo che questo autobus sta guidando in un modo, scusate, perché prossima fermata devo scendere, cioè io non lo so, tra poco mi buttava a terra.
mia, cioè. Allora, autobus carrozza numero 5514, Maurizio DJ, segnalare alla tipper, l'autista, a quest'ora qua, 6.47 di oggi, cos'è, il 2 ottobre credo, guida come un pazzo, ok, segnalarlo Maurizio, grazie del nostro studio zero di monitoraggio, ok, allora, mettiamoci lo zaino per bene, ecco, tutto qui quello che volevo dire, ma poi... Per il resto è tutto chiaro, cioè è ovvio che voi se potete consumare biologico fatelo, insomma, ecco, io parlo per me, per ora la mia vita è organizzata in questo modo, poi in futuro ben venga, io lo dico sempre che la mia terza età mia e di Mega Sham voglio che sia biologica, vegana e possibilmente anche abbastanza raw, ma quando avremo la terza età. Per ora va bene così, va bene il riso integrale dell'Eurospin, lo compro sempre, non è biologico credo, e pazienza, dai, insomma, cioè non, però lo so, sono consapevole del fatto che se fosse biologico è meglio, sarebbe meglio. Quindi voi se potete preferire integrale che sia anche biologico, sappiate che è meglio. Io personalmente in questa fase della mia vita, per come io sono organizzato, per le scelte che ho fatto, preferisco i cibi integrali, poi biologici o non passa in secondo piano attualmente, così come preferisco non mangiare carne e non concentrarmi tanto sul fatto di essere anche vegano per ora, ripeto, in questa fase della mia vita. Così come preferisco concentrarmi sul fare queste famose camminate e corsicchiate, come le chiamo io, sapete che io e Mega Sham facciamo tutti i giorni, che durano un'ora e un quarto, davanti alla TV seguendo questa ginnasta americana, quando addirittura invece non scegliamo di uscire di casa come stiamo facendo in questi giorni, ma di solito facciamo queste camminate corsicchiate in casa, tanto alla fine non cammini, falle in casa, falle fuori, sempre quei 6-7 km sono. Quell'ora e un quarto di camminata corsicchiata seguendo questa ginnasta americana, questo video in particolare che seguiamo io e Mega Sham, se mi iscrivete a Radio Yoga Network @gmail.com vi mando il link. Oggi ad esempio vedo che piove e quindi stasera secondo me faremo la camminata corsicchiata in casa. Nei giorni scorsi, così come fine estate, perché d'estate era troppo caldo, quindi stavamo in casa, camminate corsicchiate in casa, go go. E poi dopo è arrivato così a cavallo tra la fine estate e inizio autunno, un periodo giusto che ci ispirava, siamo andati a fare qualche camminata fuori, appunto anche ieri sera, andatevi a guardare su Google Maps da via Indipendenza a via Croce Coperta, adesso per curiosità appena finisco la diretta vado a guardare anch'io quanti chilometri abbiamo fatto e insomma male, no? E non è che con questo dimagriremo, cioè, però ti mantieni sano non mangiando carne, anche se poi mangi magari uova, latte, formaggi, un po' di pesce, non mangiando carne, facendo queste camminate corsicchiate, non bevendo superalcolici, però magari un buon vinello. Tutte queste cose un po' moderate, no? Hanno comunque i loro risultati. Comunque il sangue nel vostro corpo sarà fluido per via dell'alimentazione vegetariana, anche se non vegana, non importa. E il cuore, le gambe, io Mega Sham, anche se siamo cicciottellini, soprattutto io, però abbiamo delle gambe belle, siamo abituati a queste camminate anche di 1-2 ore, quasi tutti i giorni, insomma, le gambe sono belle, toniche, belle, cioè, io non c'ho mica più 20 anni, né 30, né 40, né 50, vado verso i 60, sono belle in forma, posso stare in piedi delle ore, fare delle camminate di 3 ore anche, tranquillamente, senza stancarmi quasi. Ecco, voglio dire,
quindi magari non dimagrisco, ma il mio corpo è sano, anche se cicciottello, il mio sangue è fluido, il mio cuore funziona bene, cammino bene, stare in piedi senza problemi, non abbiamo caviglie gonfie, che ne so, piedi gonfi, gambe non so, che non riescono più a muoversi, mamma mia, che lampo che ho visto laggiù, bellissimo. Chissà se mi sentite con questo vento che sta sbattendo su me, c'è un vento pazzesco, ragazzi, sta arrivando l'inverno a Bologna. Va bene, adesso io vi saluto, anche perché non so se con questo vento mi state sentendo, state capendo quello che dico. Se Alessandra mi sta ancora ascoltando, dai, mi raccomando, vedi di risolvere oggi subito questo problema della privacy. Però capisco che c'è prima il lavoro al primo posto per me. Il lavoro è sempre al primo posto. D'altra parte, lo Stato italiano è uno Stato basato sul lavoro, no? Anche la Costituzione lo dice, è proprio fondamentale. Il lavoro nobilita l'uomo. Per me al primo posto c'è sempre il lavoro, poi dopo tutto il resto. Comunque, con tempo, con calma, insomma, quando puoi, risolvi la problematica privacy, che ti aspettiamo su t.me/finestra libera. Vi aspettiamo tutti, non solo Alessandro. Un bacione, buona serata a tutti, perché qua c'è un buio pesto a quest'ora ancora. Io sono arrivato al lavoro, vi devo salutare. Rimanete sintonizzati, che ci saranno le altre dirette degli altri studi più tardi. Maurizio, mi sembra che non hai fatto nessuna diretta ieri, dai, fai dirette. C'è stata una bellissima notturna però di Fabio ieri sera, e poi mi sono riascoltato una seconda volta la diretta di Boditaro di domenica, stupenda. E poi la nostra ascoltatissima Cristina, che ormai è al top delle classifiche d'ascolto di Letteralmente Radio. Un bacione a tutti, buona giornata.